Sono con Daniele che è un nostro paziente. Lui non ha ancora finito il lavoro, però facciamo un clip insieme che è un esempio, ecco, di come dovrebbero essere fatti sti clip. Tieni, con lo smartphone fatelo, non fatelo con cineprese da cinema. Un semplice smartphone e poi ce lo inviate via orizzontale, non verticale ma orizzontale, e ce lo inviate poi via WhatsApp il video. O, secondo me, meno è preparato e più autentico. Allora, io sono Daniele Bosotti, vengo da Milano, ho 64 anni e sono pensionato. Come vedete, mi mancano i denti in bocca. Allora, io avevo un problema che, nonostante avessi fatto le cure dentarie, ma alla fine ho speso un sacco di soldi e non ho E hai perso i risolto, e ho denti. perso i denti. Bene. Allora, vedendo le prime spiegazioni che ero attratto, era sicuramente allettante per una questione di soldi, ci sono venuto. Trovarsi con una protesi mobile, no, è chiaro, gli inconvenienti erano notevoli, per cui io ho dovuto, sopra non avevo una protesi mobile e sotto stavo andando alla deriva. Aver speso un sacco di soldi in Italia per poi essermi ridotto così, la cosa mi dava fastidio. Ho contrattato tramite Facebook SOS Turismo Dentale, ho preso lo zaino e sono arrivato in Moldavia. E c'erano lì delle persone che mi hanno accolto e mi hanno portato in clinica. La clinica è bellissima, è all'avanguardia, tutte le cose. Non è No, vero. non spaventatevi, Ci sono gli impianti arrugginiti. non spaventatevi, voglio dire, dai palazzi un po' fatiscenti Normale. È Moldavia. che sono in Moldavia. La clinica è tutta un'altra cosa. Io, dopo aver fatto diciamo, la TAC, i dottori mi hanno spiegato dalla A alla Z la cura che dovevo fare. Ognuno fa tutte le domande possibili immaginabili e trova gente competente che le dà le risposte idonee. Segue un preventivo in cui uno sa esattamente cosa va incontro. Ho fatto 16 impianti più un innesto osseo, provi quel minimo indispensabile di fastidio, cercano in tutti i modi di agevolarti in questo. E quello che è importante è che in un tempo veramente breve riesci a risolvere i problemi che io in 3 anni in Italia non sono mai riuscito a fare. Quello che mi ha colpito nella clinica è la professionalità che ho trovato. Dottori e assistenza nel letto lì dove ti tolgono i denti, dove fanno. Sala operatoria in cui hai l'assistente che ti parla in italiano e ti dice esattamente quello che devi fare. Sono stato da parecchi dentisti, provati sulla mia pelle, minimo 4-5. Vi do solo un dato: gli ultimi 2 anni ho speso la bellezza di circa 10.000 euro per non risolvere niente tra protesi mobile sopra e tra invece protesi semimobile, intesa lavori da Da vecchio, vecchio, da anziano. che mi davano solo fastidi e basta. In Italia, per mettere 2 impianti, sono stato in ballo la bellezza di 8 mesi. Per 2 impianti, non ho risolto niente perché poi alla fine l'impianto andava bene, però gli altri denti cadevano. Qui invece devo dirti che definitivamente mi stanno facendo un lavoro. Sarebbe bello finire il video, siamo arrivati a 6 6 minuti, un minuti, po' è lungo, con lungo, no? qualcosa di simpatico, tipo, ma non credete a niente di tutto quello che vi ho detto. Infatti non credete niente perché vi massacrano, non state bene, vi fanno mangiare male, io Sono sporchi, vi sono mettono le sporchi, malattie, a rischio impianti cinesi. contaminazione, impianti cinesi. Non credete a tutte queste bufale, sono gente seria e quando entrate in clinica vi dico solo una cosa. Da noi la chiamano la donna delle pulizie. Se non mettete su i calzascarpi, la prima batosta la prendete dalla signora che fa le pulizie fuori, Babusca, babusca. grande babusca. Quello che vi ha colpito, quello che magari non avete mai trovato in Italia dal vostro dentista, non denigrate i dentisti italiani perché sennò siamo noi che poi rischiamo le Giusto. citazioni o okay, che noi non facciamo mai, se ci fate caso,
riferimenti ai dentisti italiani. Parliamo di quello che succede qua. Noi quello che succede in Italia non ci interessa. No, posso semplicemente aggiungere una cosa. Io non voglio denigrare i dentisti italiani, perché c'ha ragione il dottor Palmer su questo. La cosa che manca ai dentisti italiani però è una. Qua, quando venite qua, fanno tutto loro, perché hanno un'equipe di dentisti, di chirurghi e di odontotecnici in loco, per cui più o meno saranno una cinquantina di persone. Nei dentisti italiani, per fare un impianto, arrivava il chirurgo dentista una volta al mese, e se aveva il raffreddore, no, saltava il mese. I tempi erano. Qua invece la competenza è totale e sul posto, e avete tutta l'assistenza necessaria senza perdere troppo tempo. Questo è molto importante. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. L'arrivedere. Goodbye. Quello devi sottolineare.